Agabba, il Signore apparve a Salomone in sogno, durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Parola di Rendiamo grazie a Dio. Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, osservando la tua parola? Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. E pongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Con le mie labbra ho appuntato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Grazie.
pensare che solitamente, ecco, agli inizi degli esercizi spirituali viene letto questo testo per aiutare a comprendere che cosa significa vivere quel periodo di grazia che il Signore ci concede, quel periodo in cui, ecco, come gli apostoli attorno al Signore, come gli apostoli che vivono questa comunione con Lui, celebrano dentro la propria vita il silenzio dell'amore, il silenzio della donazione, il silenzio che diventa il cuore e la sorgente di ogni missione. Perché la missione non nasce dall'impegno umano, la missione non nasce da progetti umani, la missione nasce dal cuore e dal silenzio di Dio. La missione nasce dalla comprensione piena della vita interiore, vissuta con Lui, per Lui e in Lui. E mentre gli apostoli gli riferivano tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato, Gesù dice: venite in disparte. Ecco, c'è una chiamata, è Lui che chiama: venite in disparte. Ecco, venite nell'eremo della vostra vita, perché questo termine altro non ne traduce che questa realtà. Venite in disparte, venite nell'eremo della vostra vita. Dove, che cosa in disparte, che cosa facevano con Gesù? Ecco, là attingiamo la parola di Dio, che cosa vivevano gli apostoli in questa relazione mistica, perché solo un mistico può comprendere che cosa significa venite in disparte, voi soli, soli con Dio solo. Come bello, soli con Dio solo, con solo Lui, solo Lui che ci nutre con la sua parola, dicono altri testi. E quindi pensiamo al brano del seminatore, dove Gesù glielo spiega. Quindi è Gesù stesso che in questa solitudine del cuore disvela il mistero del regno, ma è anche quella solitudine del primato, soli con Lui, soli dentro questo mistero di grazia. I santi Teresa di Lisieux, Santa Caterina, Sant'Angelo da Foligno, ecco, chiamavano questi momenti i momenti della comunione nella cella interiore, dove si custodisce la parola, dove si custodisce la preghiera, dove quando vuoi pregare, ecco, ritirati nella tua camera, e potremmo dire, ecco, nella tua cella, e vivi di questa solitudine educativa di Cristo, voi soli, in un luogo deserto. Con questa parola, ecco, ci rivela tutta la mistica sponsale, ci rivela tutta la bellezza. Il deserto è il luogo del profeta Osea, il deserto è il luogo, ti condurrò nel deserto e mi parlerò al tuo cuore. Il deserto, il deserto che costituisce il cuore della spiritualità dei piccoli fratelli di Gesù, Charles de Foucault, il deserto vissuto per anni da Carlo Carretto, in cui, ecco, vive questa esperienza di deserto. Ma il deserto è anche il luogo della città, ecco, proprio immersi nella città, ecco, i fratelli di Gerusalemme, ecco, vivono nel loro deserto, dentro la città, nel cuore della città, ecco, tanti ordini nuovi, monastici, ecco, vivono nel deserto, perché il deserto non è un luogo esteriore, il luogo esteriore,
ma è il luogo della interiorità, è il luogo della bellezza, è il deserto, bellissimo, in cui è così, respira il cuore di Dio, dove si respira a volte anche la lotta. Pensate un anno stare nel deserto, ce lo descrive molto bene il fratello Carlo Carretto, cosa significa il deserto. E riposatevi un po', anche questo termine profondamente, è il riposo di Dio, è il riposo che dona al cristiano quella laboriosità vera, quella laboriosità che rende il cuore dell'uomo, non dentro però una solitudine costruita, ma una solitudine donata. E allora andarono con la barca verso il luogo deserto. Scesero dalla barca e gli vide una grande folla. Come bello questo. Pensate le parole mistiche del Santo Padre Agostino. Dice, quanto avrei desiderato essere morto, no? Eppure mi tocca fare questo. Mi tocca, ecco, andare, e quello in quel momento c'erano anche l'esercizio del giudizio, quindi il vescovo era anche un tribunale, cui andavano anche per diramare questioni umane. Però se vediamo la folla, e questa folla ci sprigiona alla misericordia, ci sprigiona all'amore, ci sprigiona il cuore alla tenerezza di Dio, Caritas Christi, urget nos, la carità di Cristo che ci spinge ad andare verso gli altri, ci spinge a servire gli altri, ci spinge perché le pecore abbiano il loro pastore. E allora continuando questa Eucaristia, se da una parte desideriamo la mistica del silenzio, se da una parte desideriamo la mistica del deserto, se da una parte desideriamo questa, come dice, l'imitazione di Cristo, o beata solitudine, se desideriamo questo, dall'altra parte le strade in cui sono abitate dalla folla, le strade che implorano Caritas Christi, urget nos, è la carità di Cristo che ci spinge perché gli uomini possano ricevere quello che noi abbiamo ricevuto, dato e vi sarà dato. Ecco, nella misura in cui celebriamo l'amore silenzioso di Dio, siamo chiamati poi a donare i fratelli. Ecco l'equilibrio, ecco la vita unificata, ecco la bellezza di una vita che da una parte vive profondamente l'esperienza mistica, come i santi, come Romualdo, come tanti, nel senso che c'è di santi, che hanno sottolineato questa pagina di Vangelo, e dall'altra parte la carità di Cristo che ci spinge a sporcare la nostra vita per i fratelli, a vivere in mezzo a loro pur nella fatica, pur nella, a volte anche la delusione, a volte anche quel cuore che implora, ma dove la sorgente, venite in disparte, la tenerezza di Dio. Venite in disparte e riposatevi un po'.